2 milioni ben spesi perché è una tecnologia avanzatissima, la prima struttura pubblica in Italia ad averla. Il fatto che ce l'abbia Torrette è segno di una strategia che investe su un hub centrale del sistema sanitario regionale al servizio dei cittadini per poi lavorare insieme agli altri e dare sempre più a chi ha bisogno e che ha necessità una risposta di grande qualità. Diciamo, l'austerità si è trasformata in investimento, 202 milioni di investimenti che sono oggetti come questi, che danno risposte tecnologicamente avanzate e grande qualità alla sanità marchigiana. A breve un nuovo arrivo, l'abbiamo annunciato all'interno del pronto soccorso. Nel giro di 3 mesi avremo una macchina simile a questa, che però avrà le stesse caratteristiche, con la differenza che servirà al pronto soccorso, quindi servirà ad abbattere i tempi di attesa anche per quanto riguarda appunto i pazienti, in particolare con codici come codici rossi e codici gialli, e quindi sarà un ulteriore grande contributo per l'efficacia pratica e anche per l'efficienza del servizio. La formazione è fondamentale, le macchine da solo non funzionano e noi cerchiamo di formare tecnici e medici per poter utilizzare e migliorare la qualità del servizio sanitario delle Marche.